Asceri. Sai come farti odiare? Nuovi amici al campo base. Ma io non capisco se quello è uno scopaleno. Però c'è la mucca. Guarda le mucche. Il toro mi sta guardando. Quello secondo me è un arcobaleno che non si è formato del tutto, ma boh. Dai. No? Volevo solo fare amicizia. Com'è? Hai dormito bene? Così. Cos'è? Un preservativo? Un coso di silicone. Yeah. Allora, chi è sto nuovo arrivato? I pazzi. Nuovi ingressi al campo. Bella. Ah, completa così? Grazie mille. Già ne ho bevuto una. Grazie mille. Non ce l'avevo con te stamattina, solo che mi sono appena alzato. Hai ragione. C'è ragione. No, vabbè. Sto male. Sto male. Sto male. Police. Ma cosa hanno fatto? Hanno guardati e ci hanno salutato e se ne sono andati. Sì, sì, grandi. Beh, spazio per atterrare un aperitivo ci stava, eh. No, troppo sicuramente. No, bene, campo base quasi al completo. Ci ha raggiunto anche Ale con il suo motorhome dell'87 rifatto dentro. Infatti poi dopo domani, questi giorni ve lo faccio vedere. Oggi è il 23, ultima giornata per muoversi fino al 27-28, non lo so, che poi diventa zona rossa. E quindi sto andando a fare la spesa, che non ho fatto l'altro ieri quando sono venuto qua, e boom. Vado a fare un po' di spesa, prendere un po' di carne, dato che siamo in 5, quindi per sfamare tutti ce ne vuole. Ci vorrebbe un bel frigo extra in questi casi, sarebbe molto comodo, però su 5,40 non c'è troppo spazio, quindi devo accontentarmi del mio da 64 litri. Qua è pieno di stradine che sarebbe figo esplorare, però diciamo che sono un po' così. Praticamente qui non passa nessuno e quindi il pastore gli dà le fave, ho appena chiesto, gli dà le fave così in mezzo alla strada e le mucche sembrano apprezzare molto. Spettacolo. Questa è la Sardegna Real. Vedete, ci sono i mucchietti,
due mucche alla volta, una, tre, dipende. E si mettono a mangiare. Gioie mie! Allora, spostatevi, minca! Scallonisi in mezzo alle palle! Oh! Ciccina! Dai, su! Dai! Minca! Però! Guardatemi male, raga! Ma dove è il toro? Eccolo là! È il torito! Ciao, boss! Avete presente l'elicottero che è arrivato prima? Adesso Ste mi ha inviato un video. È venuta la polizia a controllare con la Bravo. Molto probabilmente l'elicottero di prima era della polizia e sono venuti a controllare di persona. Giustamente chi fossimo, cosa stessimo facendo lì. E Stefano gli ha spiegato che eravamo lì con... ci sono due mezzi adesso, più il mio. E boom. Gli ha detto di stare lì, non hanno fatto alcun problema, hanno solo chiesto di, giustamente, di chiedere al pastore, cosa che abbiamo già fatto perché le mucche sono lì e tutti i giorni, da due giorni io vedo il pastore che è lì, nessun problema, sono disponibile, alla fine lasciando pulito non facciamo niente di male, quindi tranquilli, per fortuna. Adesso vado a... Sto caricando l'acqua, adesso vado alla Nusei, adesso sono a Villanova o Villa Grande Strisaili. E vado alla Nusei a fare una spesa perché purtroppo è l'una e qua i negozi, c'è un mini market ma chiuso, quindi devo andare nel paesino un po' più grande. Beh no, la Nusei è già una cittadina. Poghetto. Mamma mia raga, guardate il mare. Che figata pazzesca. Sto male. Quello là è il mare, là in fondo. Questo è da paura. Questo è veramente buono. No vabbè, io non posso fare la spesa quando ho fame, compro tutte queste schifezze. Vieni, ma tu cosa mangi? Schifezze. Solo schifezze. No vabbè. No vabbè. No dai, ma queste cose non si possono vedere, dai. Compro tutto. Di forni raga, di forni. Perché non vendono le casse qua? È un problema questo. Prendo le lattine perché così sono più comode, quelle in vetro invece sono un po' più sbatti da mettere via quando sono finite. Sì, buona Pasqua. Buona Befana. Ma che cazzo, prego. Antivirus.
No, credo di avergliele finito, sì. Cioè, raga, la nuova filtrata era qua, non l'avevo vista. Vabbè. Prendo altre, non si sa mai. Raga, non so più dove mettere la roba. Cioè, le uova, cazzo le uova. Ma io dove la metto tutta sta roba, minchia. Raga, 225 euro di spesa non è una cosa normale comunque. Madò, quanto pesa? Ma io metto il freno a mano qua. Ah, madò. Mettiamo il freno a mano, va. Preso un pochino di birra, credo. E poi ho fatto un po' la spesa, ma non so più dove mettere la roba. Ciao mamma. Scusi, c'è virus? C'è? Di là? Ok, grazie. Di qua. Virus di qua. Arrivate! Qui c'è il virus. Ori popopo, popopo, pipa paparopo, papaparopo, pipa paparopo, papaparopo, I'm a skatman! Fa così, no? I'm a skatman, pipa paparopo, papaparopo, pipa paparopo, papaparopo, parabrubrururu, I'm a skatman, pipa paparopo, papa paropo, papa paropo. Recupero finale. Madò, quanta legna. Pranzettino. Che ficata. Un attimo. Che bello. Perfetto, cioè strabella.
Sherry! Chiamala, chiamala! Sherry, Sherry, vieni, vieni, Sherry! Sherry, oh papà, Sherry, vieni qua! Sherry, Sherry! Sherry! Vieni, vieni, Sherry! Sherry, vieni qua! Vieni qua, vieni qua! Vieni qua, Sherry! 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 Due gonfiaggi con la vela, Paolone in arrivo col daily 4x4 molestissimo, che è alto 6 metri da terra. Che grosso! A Fonni! A Fonni! Spettacolo! Niente, si è aperta l'acqua e è uscita un po' di acqua. Adesso mi raccogliete quello che cade. Questa è l'acqua che è caduta nel cassetto. Sto male. È pazzesco, è pazzesco. C'è la stessa cosa anche a me. Poi c'ho anche il tappeto. No, vabbè. Ma questo stendiamolo fuori domani. Sì, adesso lo stendo qua, guarda, metto qua. Abbiamo il filo, se vuoi. C'è il filo, sì, dai. Dai, dai, vieni qua. È pulito, eh? Sì. È ancora bagnato. Si è lavato. Qua abbiamo il reparto. Fatto anche il cassetto pieno d'acqua. Basta, vi saluto ragazzi. Ma va, culo va. Sto male. Allora se è possibile. Tra l'altro, me lo dici un ma tu lo sai, Ari? Madonna. Il paese dove mi hanno rubato qualcosa. Sì. E su Google Maps, no, su Street View di Google Maps, c'è su proprio la mia macchina, il modello hotel di fascia nera. Io ho visto un respiro giallo diroccato che funzionava. Ma là sul colle non ti dico quanta gente si è fermata a autografarmi.